non siamo disposti a subire una nuova crisi dall'alto, che, ripeto, pagheranno le fasce sociali deboli. Siamo sull'orlo di un disastro sanitario annunciato e le istituzioni, ripeto, a partire dalla Regione Campania, non hanno fatto nulla. Oggi dicono che non c'è altra soluzione che chiudere tutto, con la chiusura delle scuole, l'incapacità della sanità di fare fronte al disastro e soprattutto l'assenza di un reddito per tutti, perché di fronte alla crisi e al disastro sanitario che avanza non siamo tutti uguali. È evidente che c'è chi ha possibilità di curarsi, chi ha possibilità di prendere soldi messi da parte, chi ha possibilità di un reddito, chi ha possibilità di fare tamponi un giorno sì e un giorno no. E poi c'è la stragrande maggioranza della popolazione, lavoratori precari, disoccupati, lavoratori a nero informali, di cui questa città è piena, che non sanno come andare avanti, che c'è bisogno di investimenti sulla salute e la sanità innanzitutto, che questa è la vera priorità. Perché la storia di questo paese, per come la leggiamo noi, immagino per come la legge questa piazza, è una storia di smantellamento dei sistemi di protezione sociale in questo paese. Quando noi diciamo, scriviamo sui nostri striscioni, il virus siete voi, intendiamo esattamente questo, intendiamo questo modo di distruggere i sistemi di protezione sociale, scuole e sanità in primis in questo paese, sono la concausa di questa crisi, e non lo diciamo per negare la gravità sanitaria della situazione, ma lo diciamo per avere uno sguardo più complessivo su quello che ci accade intorno, proprio perché è stato depauperato per anni e anni e anni. Questo è quello che è saltato a settembre. Noi chiedevamo più personale per la scuola, noi chiedevamo investimenti straordinari sulle strutture, noi chiedevamo che si ragionasse sugli spazi pubblici di questa città, e sono state tutte parole in qualche maniera sconfitte, parole che non hanno avuto una risonanza, ripeto, né a livello regionale né a livello nazionale. Noi siamo la Consulta, e la Consulta di Napoli è formata soprattutto da lavoratori della sanità o ex lavoratori della sanità o cittadini che si interessano alla salute. Sono i nostri fratelli e noi insieme a loro possiamo avere una sanità giusta. Vi invito il 7 novembre a partecipare. La Consulta mette in piedi una manifestazione alla Regione insieme ai medici di base e altre associazioni. Venite, perché si tratta non di no, dei mettere i lavoratori contro i cittadini, lo fa De Luca. I lavoratori e i cittadini uniti possono salvare le vite nostre e dei nostri figli. Non è giusto che ci chiudono, perché si può fare tutto, basta organizzarsi e dare i soldi a noi. Che gli ospedali già negli ultimi 10 anni stavano a collasso perché non venivano più assunti né medici né infermieri, andavamo in pensione, non siamo stati non ci sono state più assunzioni, perché qua si tende a privatizzare la sanità. Noi invece lottiamo per avere una sanità pubblica. Oggi gli ospedali stanno al collasso anche per il fatto del Covid, perché sono stati sottratti dei posti a chi aveva bisogno per il pronto soccorso, perché la gente sta morendo anche per infarti, per tumori, perché le liste d'attese sono allungate anche perché negli ultimi 10 anni le erano anche allungate perché i medici, gli anestesisti mancano, e questo il nostro governatore De Luca lo sapeva. Il disastro perfetto è mettere in contrapposizione il diritto alla salute con le condizioni materiali di sopravvivenza, col diritto al reddito, alla casa. Perché questo rischia di avvenire? Napoli è probabilmente la città d'Italia che ha espresso una insubordinazione alle misure di questo periodo
più partecipata e massiva e plurale, moltitudinaria, a volte troppo frammentata, ma sicuramente di migliaia di persone. Ebbene, cosa dicono queste piazze? Queste piazze esprimono sicuramente il profondo disagio economico e sociale di fronte agli effetti del governo della pandemia, alla gestione diseguale del governo della pandemia. I lavoratori dello spettacolo, la nostra categoria è una categoria che, diciamo, io dico sempre che noi siamo precari, siamo sempre stati precari da prima che tutto il lavoro fosse precarizzato, è proprio, diciamo, nel DNA del nostro tipo di lavoro. Questo tipo di emergenza che si sta creando però sta creando veramente una situazione pesantissima per il 70% dei lavoratori dello spettacolo, che sono una categoria molto vasta, molto complessa anche dal punto di vista proprio delle tipologie di lavoro che l'attraversano. Però quello che ci teniamo a dire è che noi abbiamo avuto quest'estate una finta ripartenza, noi l'abbiamo chiamata così, cioè nel senso che hanno fatto, diciamo, sembrare che le cose stessero tornando alla normalità. Nel nostro comparto ci sono state una serie di eventi estivi, teatrali, musicali, ma noi sapevamo e l'abbiamo sempre detto che comunque non si risolvevano i problemi che erano strutturali. E infatti adesso che è arrivata questa notizia della chiusura dei teatri, in realtà il 70% degli spazi teatrali non hanno mai riaperto, di fatto erano chiusi, era solo una narrazione tranquillizzante che passava. Gli unici teatri che stavano aperti erano i soliti carrozzoni, i lirici, i teatri stabili, cioè i teatri che vivono di finanziamenti statali, che sprecano denaro pubblico e non hanno nessun rapporto materiale con il pubblico e con gli incassi che il pubblico porta a queste strutture. Ma il 70% dei teatri, i piccoli spazi e anche, diciamo, quelli là più grandi che non vivono di sovvenzioni, non hanno mai riaperto. D'altronde, diciamo, è chiaro che comunque nessun produttore teatrale, e anche, diciamo, per quanto riguarda i set cinematografici, oggi allestire uno spettacolo teatrale con il rischio che dopo una settimana che tu hai investito dei soldi bloccano le produzioni, chiudono di nuovo i teatri, questo stop and go, diciamo, sta fermando tutto il settore, anche nel cinema, tranne le grosse produzioni legate a Netflix. Noi sappiamo che al 90% per noi salta tutta la stagione teatrale, significa rimanere senza lavoro da settembre fino all'estate. I soldi che vengono erogati, 80% vanno dati alle produzioni teatrali, ai teatri, ma la ricaduta sui lavoratori è quasi inesistente, e quindi bisogna ribaltare questa narrazione. Serve reddito universale erogato alla persona, al cittadino, lo devono fare subito. Ci dobbiamo fare un fronte unico e chiedere quello che ci spetta, reddito e salute. I poveri sono lasciati morire, questo è quello che noi rifiutiamo. Rifiutiamo completamente di dover scegliere se morire di fame, se morire di precarietà o morire per la pandemia. Questo non è più possibile. Noi vogliamo portare la testimonianza di tantissimi lavoratori del centro che magari sono assunti regolarmente, ma ce ne sono tantissimi che non lo sono. Entrambe le categorie in questo momento vivono una situazione drammatica. Allora noi ci affianchiamo alla lotta di tutte le categorie e chiediamo immediatamente il blocco delle utenze, il blocco degli affitti, chiediamo il reddito, chiediamo la patrimoniale. In questo momento noi dobbiamo rilanciare con forza, e perché è l'ultima volta che possiamo farlo, perché tutti insieme dobbiamo farlo. Una parola d'ordine che è la nostra da sempre, ma che mai come adesso dobbiamo riproporla nelle piazze. Noi la crisi non la possiamo più pagare. Noi rilanciamo al mittente questi insulti. Noi sappiamo bene di cosa abbiamo bisogno per vivere. Vivere, diciamo, perché siamo stanchi di sopravvivere. Vogliamo riconosciuti i nostri diritti. Il nostro è un urlo alla vita. E facciamo una promessa: non ci fermeremo. Vogliamo che la pandemia la paghino i ricchi. Grazie. Un reddito per chi lavora e per chi non lavora, per chi è disoccupato e per chi è precario, perché di fronte alla crisi siamo e dobbiamo essere tutti uguali.